Nuova edizione del nostro videogiornale, bentornati, buon Natale in studio Adelina Puttin, la pagina dell'Eco Nazionale. Economia, Coldiretti, a Natale 9 italiani su 10 in casa, attenzione allo spreco. 9 italiani su 10 passeranno la vigilia e il Natale a casa con parenti o amici. Lo rivela un'indagine di Coldiretti XE, secondo la quale il tempo passato a cucinare è di quasi 3 ore. Pubblica amministrazione, assunzioni, nel 2024 circa 17.000 posti potenziali per under 30. Sarebbe già pronta la bozza di un decreto ministeriale per svecchiare la pubblica amministrazione. Il prossimo anno si dovrebbero aprire le porte per i giovani sotto i 30 anni, con una particolare attenzione per gli under 24. Medio Oriente, intensi raid aerei a Gaza, oltre 20.000 morti, allerta terrorismo in Europa. Non c'è tregua in Medio Oriente, Israele continua a martellare la striscia con intensi raid aerei nella zona di Gaza City e allarga le operazioni terrestri ad altre aree dell'enclave palestinese. L'esercito israeliano ha annunciato la morte di 8 soldati uccisi in combattimento nel nord e nel centro della striscia di Gaza. Sport Serie A, la Juve ha battuto in un colpo, l'Inter risponde, la Roma stende il Napoli, si è chiuso con i fuochi d'artificio lo spezzatino natalizio di campionato, gol ed espulsi nel posticipo Roma-Napoli, 2-0 per gli uomini di Mourinho con i partenopei che chiudono in 8 in seguito a 2 cartellini rossi mostrati a Politano e Osimhen al successivo infortunio di Nathan con Mazzarri a quel punto senza più cambi. Per il momento è veramente tutto, grazie della vostra cortese attenzione, a risentirci a domani.